Dal ristorante Hotel Lo Scoiattolo in via Colle dell'Ara a Chieti, il saluto di Paolo Minucci, ben trovati con il nostro appuntamento a tavola che oggi incontra un giovane imprenditore, uno dei candidati alle prossime amministrative di Chieti, Paolo De Cesare, giovanissimo, il più giovane, 29 anni per la precisione, con cui vorrei subito brindare con dell'ottimo vino biologico a questo nostro incontro. È davvero un piacere, cin! Bentrovati a voi e un saluto a tutti i telespettatori. Ecco, un locale che si contraddistingue con l'ottima cucina abruzzese, tutti i prodotti a chilometro zero, tavola imbandita davvero di ogni bene di Dio per iniziare questo nostro incontro. Interessantissimo, lo spero e me lo auguro. 20 e 21 settembre, ormai una data che si avvicina, addirittura si doveva votare prima Chieti, poi il Covid. Noi naturalmente stiamo a distanza di sicurezza, come vedete, per rispettare le regole, e non potrebbe essere diversamente. Allora, Chieti si prepara e si sta preparando con molto impegno all'appuntamento elettorale. Sarete sei, con ogni probabilità, i candidati pronti a dare battaglia, per così dire. Ecco, che tornata elettorale si prevede? Ma intanto sei, diciamo, per il momento, poi bisogna vedere se qualcuno si aggiungerà all'ultimo confermati, momento. Confermati, esatto, sì. E comunque se ci dovessero essere anche altri candidati. Colpi di coda dell'ultimo momento. Le date, anzi, dovrebbero essere quelle, 20 e 21 settembre, anche se di fatto poi non c'è ancora il decreto firmato da parte del governo. Si prevede una tornata sicuramente importante, perché io ritengo, dico che... per quanto mi riguarda, Chieti, per quanto riguarda questa tornata, sarà un po' il titolo di un film, Chieti ultima fermata, cioè non si potrà assolutamente sbagliare. Quello che devono sapere i cittadini è che Chieti si trova in un momento davvero di estrema difficoltà, e quindi non si deve sbagliare, bisogna assolutamente puntare a un cambiamento, secondo il mio modo di vedere, e puntare a una stagione nuova di rinnovamento anche e soprattutto della classe politica teatina, che è sempre la stessa da circa mediamente 20 anni. Paolo De Cesare con il suo gruppo, anche perché sono ben 5 le liste che appoggeranno Paolo De Cesare, che sarà il più giovane candidato alla carica di sindaco di Chieti, una grande responsabilità. Intanto, perché l'idea di scendere in campo in questo particolare momento per la città di Chieti? Ma guardi, come le dicevo, io sono una persona che ama follemente la mia città, ho deciso sin da giovane di... rimanere qui, impegnarmi sia per quanto riguarda gli studi e subito dopo immediatamente dedicarmi al mondo del lavoro, della mia azienda, nonché poi successivamente ho aperto anche sempre a Chieti delle attività commerciali, anche recentemente, proprio perché credo nella mia città, e quindi ho dimostrato concretamente questo amore per la mia città. Ha investito in Chieti? Assolutamente, anche recentemente, oltre il fatto che da sempre, insomma, io sono la quinta generazione dell'impresa di costruzioni più antica di Chieti e di Abruzzo, che peraltro ha edificato e realizzato le opere più importanti che danno l'ossatura e il disegno della città di Chieti. E allora ne approfittiamo per salutare papà Angelo, che abbiamo avuto ospite anni fa del nostro programma L'Appetito Vien Parlando. Grazie. E come il Duomo di San Giustino, come il Palazzo della Camera di Commercio, come il Palazzo delle Poste Centrali, come il grande serbatoio idrico della Civitella, come tante opere che quindi mi legano fortemente alla città di Chieti. Io così come la mia famiglia ho ereditato questa cosa, ho sempre ridato al territorio in termini di impegni sociali, sportivi, iniziative organizzate a vari livelli, certo, come questi anni noi siamo stati testimoni d'altra parte. Ho affiancato sempre delle attività a supporto della città, poiché l'amministrazione scarseggiava di, appunto, iniziative, nonché di, come dire, di vicinanza ad alcuni settori culturali, il mondo dello sport e quant'altro. Invece noi siamo sempre stati presenti, e da lì, appunto, l'idea di, spinto anche da tante persone, da tanti concittadini, di scendere proprio in campo attivamente, impegnarmi appunto attivamente a favore della città. Lo faccio per rispondere alla domanda, perché Chieti in questi anni
ha avuto diciamo, un crollo su tutti i parametri, penso al calo che ha avuto molto significativo in questi ultimi anni, il calo demografico, il calo dei residenti, abbiamo perso diverse migliaia di residenti, penso alla continua spoliazione degli enti pubblici e delle funzioni pubbliche, quindi penso alla Banca d'Italia, penso all'ufficio Dogane e Monopoli, penso al recente di questi ultimi giorni, l'ultimo colpo purtroppo che abbiamo subito, il depotenziamento della soprintendenza ai beni archeologici. Ha perso tanti pezzi pregiati. Ha perso tanti enti pubblici che erano molto importanti e vitali soprattutto per il centro storico. Così come le infrastrutture sono ferme, sono 10 anni che non abbiamo il palazzo municipale, quindi la casa di tutti. Palazzo d'Achille. Palazzo d'Achille, la casa di tutti i cittadini e nel frattempo siamo in affitto per un canone di locazione molto significativo che si aggira intorno ai 10.000 euro al mese alla Banca d'Italia, il tunnel sono forse 13-14 anni che è fermo, quello nei pressi di Largo Barbella che collega il centro storico al parcheggio del terminal, lo stadio Angelini è nel degrado più totale, non abbiamo più strutture sportive, non abbiamo più gli eventi, mi riferisco anche quindi ai giovani che chiaramente gli eventi sono un tema molto caro ai giovani perché abbiamo perso in pochissimo tempo e non solo chiaramente, abbiamo perso per quanto riguarda i giovani Malta Attacchi che era un'iniziativa molto importante e sentita, abbiamo perso la settimana mozartiana, abbiamo perso ad esempio i Baskers che era un'altra iniziativa importante, insomma abbiamo perso il presepe vivente, abbiamo perso tantissimo anche in termini di eventi, le strade sono dissestate, il degrado incombe da tutti i lati e purtroppo la città quindi è ferma in questo stato comatoso, c'è bisogno di farla ripartire e c'è bisogno di nuova linfa e di una visione manageriale. Io la esorto ad assaggiare questi antipasti che gli amici del ristorante Lo Scoiattolo qui in via Colle dell'Ara ci hanno preparato per questo nostro particolare incontro, qui è tutto buono e io lo confermo, ho già avuto modo di gustare le prelibatezze della cucina di questo locale storico per il capoluogo teatino, però al contempo non le vorrei far andare il boccone di traverso, sì. Perché proprio a proposito di quello che ha poc'anzi sostenuto, noi abbiamo ospitato recentemente l'attuale primo cittadino, Umberto Di Primio, che ascoltando le critiche piovute anche in occasione della sua presentazione ufficiale, la presentazione del candidato sindaco Paolo De Cesare che ci fu nei giorni scorsi, quando lei usò termini analoghi a quelli usati quest'oggi per descrivere lo stato di difficoltà della città di Chieti, lui ha risposto pubblicamente che si trattava solo di una critica pretestuosa, che questa amministrazione ha lavorato più delle precedenti amministrazioni con dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti, con dei risultati sorprendenti, positivi, che tutti quanti hanno avuto modo di testimoniare. E lui ha anche detto che queste critiche sono piovute da persone che hanno solo voglia di visibilità mediatica. Ecco, a tal proposito, come si sente di rispondere? Ma guardi, io non ho affatto bisogno di visibilità mediatica o assolutamente io, così come le persone che compongono la mia squadra e le mie liste, siamo tutte persone che amiamo la città, tra l'altro persone affermate, ognuno nel campo della propria professione, del proprio lavoro. Io sono soddisfatto anche dell'impegno che in questi anni ho potuto dare alla città di Chieti con diversi ruoli importanti che ho ricoperto nelle istituzioni pubbliche e private. Se vuole li possiamo anche ricordare. Sì, vicepresidente della Camera di Commercio di Chieti, presidente dei giovani imprenditori dell'ANCE, consigliere di amministrazione del Teatro Maruccino, dove ho lavorato 5 anni gratuitamente a favore delle istituzioni, raggiungendo dei risultati che mai si erano visti prima, unitamente chiaramente alla squadra di governo della deputazione, quindi del presidente avvocato Sicari, della mia collega di consiglio di amministrazione Annalisa Di Matteo, nonché dei due direttori amministrativo Cesare Di Martino e artistico Ettore Pellegrino. Abbiamo fatto cose che non si erano mai viste prima, adesso stiamo a scadenza di mandato organizzando, diciamo così, un bilancio sociale che presenteremo con una conferenza stampa
E vi devo dire che noi stessi, rivedendo, diciamo così, il riepilogo di tutto quanto è stato fatto in questi anni, siamo rimasti veramente meravigliati del lavoro che noi stessi abbiamo messo in campo. Abbiamo sia ammodernato il teatro dal punto di vista strutturale e sia dal punto di vista del palinsesto, raggiungendo numeri nonché nomi portati in teatro, essi siano della lirica o della prosa, che non erano mai venuti prima, e penso al maestro Uto Ughi piuttosto che al maestro Antonio Pappano, piuttosto che stagioni di prosa con grandi nomi che mai erano venuti prima, raddoppiando il numero degli abbonamenti e triplicando il numero dei biglietti venduti. Nonché abbiamo sostituito gli infissi, dal punto di vista strutturale abbiamo sostituito gli infissi, abbiamo rifatto il foyer storico, abbiamo rifatto il foyer bar, adesso stiamo sostituendo in collaborazione con la sovrintendenza tutte le poltrone di platea nuove, moderne, con un monitor per ogni poltrona, abbiamo messo in sicurezza il palco, abbiamo rifatto i palchetti, abbiamo sostituito la moquette, abbiamo sostituito la carta da parati. Insomma, non siete stati con le mani in mano. Abbiamo messo la filodiffusione in teatro, abbiamo fatto cose che non erano mai state fatte prima. Questo io l'ho fatto sottraendo tempo alla mia azienda, al mio lavoro, alle mie cose, a favore dell'istituzione primaria della città quale il teatro, e l'ho fatto con amore, gratuitamente. Quindi io non cerco affatto visibilità, ho sempre aiutato concretamente la città quando l'amministrazione, per dirne una, non aveva la possibilità, forse l'unica città capoluogo d'Italia, di mettere gli addobbi luminosi sotto Natale in città. Ci ho pensato personalmente io, così come quando non poteva riaprire la scuola di Filippone, mi chiamò l'allora preside del Comprensivo 1 Serafina D'Angelo, io unitamente ad altri amici imprenditori capitanati dall'amico Manuel Pantalone abbiamo riqualificato a spese nostre la scuola, così come tante altre iniziative che abbiamo fatto in questi anni a favore della città. Io non cerco visibilità affatto, ma sono innamorato di questa città, e siccome mi piange il cuore vederla in questo declino, che davvero è sotto gli occhi di tutti, questo sì che è sotto gli occhi di tutti, perché non abbiamo più, è rimasto solo un asilo nido, i librai non vengono pagati e quindi non erogano i libri di testo per le scuole pubbliche per i più piccoli, piuttosto che non abbiamo più gli scuolabus, cioè veramente siamo in un momento veramente molto 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 difficile per la nostra città, e la responsabilità sicuramente di chi l'amministra, da, nel caso del sindaco Di Primio, da circa 30 anni, ricoprendo ogni tipo di ruolo previsto nell'ordinamento di un'amministrazione comunale, dal consigliere comunale di minoranza a due volte il sindaco, al vice sindaco, al presidente del consiglio comunale, all'assessore. Eppure, se le sue 5 liste sono liste civiche, sono chiaramente, come dicono in tanti, liste di ispirazione di centrodestra. L'attuale amministrazione è una coalizione di centrodestra, e allora è una guerra interna al centrodestra. Come la possiamo definire? Come si deve leggere questo dato statistico? Ma guardi, io assolutamente non ho una connotazione ben definita. Sicuramente i miei valori possono essere quelli di persona moderata, di persona liberale, perché sono un imprenditore e quindi credo in quei valori, ma la mia coalizione si fonda su basi civiche, quindi una coalizione civica che ha a cuore solo l'interesse della città di Chieti, quindi una buona idea può arrivare da sinistra, può arrivare da destra, può arrivare da centro, l'importante è che sia utile e produttiva per la città. E allora a questo punto parliamo anche di chi sarà a guidare queste liste civiche. Lei prima ha citato un personaggio noto, un professionista molto conosciuto in città, che anche noi del mondo dell'informazione abbiamo avuto modo di conoscere in tutta la sua professionalità, Manuel Pantalone, già giornalista in quella di Telenove, ma in tante altre realtà lo conosciamo molto bene e approfittiamo dell'occasione per salutarlo. Ma chi sono gli altri? Come sono composte? Come sono state formulate queste liste? Ma guardi, sono 5 liste che compongono varie anime della città e rappresentate da professionisti, nonché anche da persone che hanno un'esperienza amministrativa politica passata e comunque sono un esempio di buon governo in città. Io, per esempio, un esempio di buon governo ritengo sia stato il sindaco Cucullo, che ricordo con grande affetto e per me è un grande esempio. È stato il primo ospite della prima trasmissione dell'Appetito Vien Parlando, 1999. E questo mi fa molto piacere.
Lui era una persona veramente innamorata di Chieti, come poche, e io ripeto, lo porto come grande esempio. Per questo ho voluto che persone legate alla sua amministrazione, protagonisti della sua amministrazione, come ad esempio l'ex assessore Vincenzo Di Ginefra, che è candidato in una delle mie liste, e come altre persone, siano appunto presenti nella mia coalizione come esempio di buon governo, così come l'ex consigliere provinciale, l'ex assessore comunale Giuliano Siciliano e come altri. Poi ho una lista invece dove ci tengo, su questa cosa ci tengo molto, perché ritengo che davvero noi siamo un esempio di rinnovamento e di cambiamento, non altri che invece si mascherano e si celano dietro queste parole e si mascherano in realtà dietro comunque ci sono, sappiamo bene, ci sono dei partiti ben definiti, e mi riferisco a Italia Viva di Renzi e all'assessore regionale Febbo, che è una persona di destra, e si professano come civici, invece non è vero. Invece noi attuiamo realmente un cambiamento, un rinnovamento, perché adesso, ad esempio, la lista Chi ama Chieti, dove, come poc'anzi dicevi, sarà presente l'imprenditore Manuel Pantalone, è una lista di 32 persone della società civile, per lo più donne, il 65% donne, che non si sono mai candidate prima, non hanno mai fatto politica prima, ma si vogliono adoperare perché credono che sia arrivato il momento per cambiare le cose a favore della città. Comunque sia un centrodestra frammentato. Poi, per completare la composizione delle liste, l'organizzazione delle liste, c'è la lista di Azione Politica, che a livello regionale fa capo all'imprenditore Zelli, a livello locale all'avvocato Maccione, che ha fatto un'ottima lista, prendendo anche varie anime del mondo anche sociale, dell'associazionismo, del terzo settore, dello sport, della libera professione, nonché una lista che è quella della teatinità nero-verde, che ha come all'interno del simbolo l'elmo di Achille, l'elmo mirmidone di Achille, che fa capo all'ingegner Giustino Angeloni, personaggio molto noto in città anche per proprio il suo amore, la sua teatinità, il suo amore per la città e la sua forte identità teatina, persona di grande esperienza, grande manager a livello nazionale e internazionale, nonché già presidente del Chieti Calcio e della Pallavolo Teatina. Possiamo dire così, Paolo De Cesare, un centrodestra più forte oggi come oggi, ma più frammentato rispetto al centrosinistra, che ha trovato un momento di coesione in questa tornata elettorale, al Movimento 5 Stelle, che ha vissuto anche delle fibrillazioni politiche al suo interno. Ecco, ci sono tanti elementi di curiosità da visionare in questa campagna elettorale. Assolutamente sì, ci saranno gli schieramenti classici, sicuramente centrodestra e centrosinistra. Recentemente apprendo che ci saranno i 5 Stelle, anche se di fatto il Luca Micone gruppo sarà dei 5 Stelle non uscente consigliare non si ricandideranno i consiglieri, e ci sarà questo candidato a Micone che non conosco personalmente e so che voglio dire fanno difficoltà a reperire candidati locali, e credo stiano attingendo anche a attivisti dei paesi vicinori, e così come so che ci sarà un rappresentante di una lista scalina, comitato Chieti Scalo Noi. Io voglio dire che anche a me, siccome io ritengo che la città sia unica, Chieti e Chieti Scalo, nonché che la città debba ricucire col tessuto sociale anche delle periferie che sono state totalmente abbandonate, e ci sono anche lì esempi tangibili di degrado, come il muro crollato tra il villaggio del Mediterraneo e San Martino, il muro di contenimento che sta lì e occupa la carreggiata stradale da oltre 5 anni, degrado veramente sotto gli occhi di tutti, il ricettacolo di pattume, di sporcizia, ed è totalmente lì abbandonato, ma non mi meraviglio, visto che all'abbandono e al degrado ci sono le erbacce alte 1,5 metri al centro di Chieti storico, a fianco alla cattedrale di San Giustino, quindi in piazza San Giustino di fronte al Tribunale, non mi meraviglio di questo, così come altre periferie, zona di Santa Barbara, zona del Tricalle, zona di Filippone, cioè ci sono esempi tangibili di degrado. Però ecco, bisogna invece ricucire il tessuto sociale con le periferie, nonché importantissima la funzione di Chieti Scalo, che ha l'area industriale totalmente desertificata da aziende, quindi si sono persi molti posti di lavoro, e lì io mi vorrò impegnare molto per riconvertire queste aree. Nonché abbiamo il problema del distretto sanitario di Chieti Scalo, che è un aspetto molto importante da non tralasciare, che deve necessariamente riaprire il prima possibile, nonché il problema
da terzo mondo della carenza idrica, cioè purtroppo ci sono delle persone a Chietiscalo che non hanno la possibilità di fare la doccia, di lavarsi. Incredibile. Cioè, incredibile, cose che sulle quali bisogna immediatamente intervenire. Allora io non sono per promettere cose infattibili, benché io mi voglia impegnare sui finanziamenti europei e puntare anche al partenariato pubblico-privato, cioè al rapporto tra l'ente locale pubblico e gli imprenditori per portare fondi a favore dell'amministrazione comunale, ma voglio, non voglio promettere cose impossibili, voglio dedicare queste risorse e queste energie per la manutenzione, per l'ordinarietà e per ripristinare una normalità che oggi non c'è più perché, ripeto, il degrado incombe sotto gli occhi di tutti, da tutte le parti. L'emergenza sanitaria come ha condizionato e come sta condizionando la campagna elettorale? Ma guardi, sicuramente è un aspetto molto importante, perché purtroppo già uscivamo, e comunque eravamo ancora in un momento di forte crisi congiunturale, internazionale. Si somma questa crisi, purtroppo, di questa pandemia del Covid-19, quindi di questa emergenza sanitaria, e quindi questo aspetto sicuramente ha messo ancora più in difficoltà i cittadini, nonché le aziende, che purtroppo sono state costrette nel periodo del lockdown a chiudere, quindi di fatto a bloccare la produzione, per lo più insomma, tantissime aziende, tranne alcuni codici Ateco che erano legati chiaramente a delle produzioni che non si potevano fermare, per il resto tantissime aziende si sono fermate. La cassa integrazione, quindi mi riferisco ai dipendenti, ha tardato, questo è un problema anche della regione, che l'assessore regionale Febbo ben conosce, ha tardato chiaramente ad essere erogata, e quindi questo ha messo in forte difficoltà i cittadini, quindi si sono bloccati i consumi, insomma si sono purtroppo di fatto si è fermata l'economia, un'economia già molto fragile e già molto diciamo così in crisi per quanto riguarda segnatamente la città di Chieti. Gli uomini o i programmi, cosa farà la differenza in questa tornata amministrativa? Ma secondo me saranno gli uomini a portare avanti dei programmi che non possono essere quelli già sentiti e risentiti in questi ultimi anni, cose banali, cose scontate. I cosiddetti libri dei sogni. Libri dei sogni, ne ho sentite tante in questi anni, cose che poi di fatto non sono mai state attuate. Bisogna invece promettere cose certe, cose possibili, in primis rivedere la macchina amministrativa comunale, che ha dei problemi ed è evidente, partendo magari dalla riorganizzazione dei dirigenti. Bisogna intervenire chiaramente e capire anche se è giusto e necessario dichiarare anche un predissesto per degli aiuti da parte dello Stato, del governo centrale, e questo lo può fare solo chi è nuovo, perché chiaramente chi va in continuità ha paura, perché poi si accertano anche delle responsabilità pregresse. E per questo non si potranno candidare gli amministratori uscenti, gli assessori se non erro per 5 anni, cioè il sindaco per 5 anni e gli assessori per 3 anni, invece chi è nuovo, chi approccia adesso per la prima volta la politica, deve forse giustamente avere il coraggio di fare questa azione, che comprenderà un momento di restrizioni, un momento iniziale di, come dire, di difficoltà a mettere in campo una progettualità imminente, ma successivamente però darà grossi benefici a tutta la città, a tutta la cittadinanza, anche perché comunque già sappiamo che i tributi locali sono tutti quanti già al massimo, e penso alla Tari, che è una delle più alte d'Italia. Con 6 candidati sindaci a Chieti nella tornata del 20 e 21 settembre prossimi, ci sarà, per forza di cose, a meno di sorprese dell'ultimo momento, ci sarà da fare i conti con il ballottaggio. Lei ci ha pensato, Paolo De Cesare, come si comporteranno le sue liste, come si comporterà Paolo De Cesare in caso di ballottaggio? Io sono sicuro e sono sereno del fatto che la città possa rispondere molto positivamente a questo nostro progetto, a questa nostra scelta di coraggio, perché di questo si tratta, e quindi io credo che al ballottaggio andremo noi al ballottaggio sicuramente, e lì ce la giocheremo per portare un reale cambiamento, una discontinuità in città e in seno all'amministrazione comunale.
un consiglio comunale che possa essere rinnovato di persone che amano Chieti, di persone preparate, di persone ognuno per il proprio campo che si può impegnare appunto per tanti aspetti, e penso anche ad esempio al mondo della scuola. Noi avremo la preside, la dirigente del comprensivo 1, la professoressa Grazia Angeloni, che sarà candidata in una delle mie liste, e chi più di lei, che vive tutti i giorni sulla sua pelle delle difficoltà per quanto riguarda la mancanza di fondi, quindi le manutenzioni, le scuole che crollano a pezzi sopra ai più piccoli, agli studenti, piuttosto che una serie di mancati fondi che non arrivano e quindi non permettono davvero una, come dire, una corretta gestione del mondo delle scuole. Ad esempio qui a Chieti siamo arrivati al punto che all'inizio dell'anno i genitori devono fare la colletta per acquistare la carta igienica, i gessetti e i cancellini per le lavagne. Lei adesso mi deve dire se questo, certo, è possibile. Assolutamente mi no. Mi meraviglio come sia possibile che il sindaco di Primio parli di grandi risultati, così come il candidato Di Stefano, che rappresenta di fatto questa amministrazione di Primio in continuità, si vanti di risultati che non ci sono di fatto, perché anche il candidato Di Stefano in questi che anni, tra l'altro è uno dei candidati di maggior prestigio, già senatore, onorevole. Esatto, allora lì mi dà un assist, nel senso che il candidato Di Stefano in questi anni avviene da una carriera politica di 25 anni anche lui, con ruoli apicali a livello nazionale, a livello regionale e anche a livello locale. Un decano della politica. Un decano della politica, una persona che fa politica da tantissimi anni. E le dico che in questi anni, 5 anni da senatore, 5 anni da deputato della Repubblica, 8 anni da consigliere regionale, 5 anni da consigliere comunale. Benedetto anche da Matteo Salvini, dal suo leader, della Lega. La domanda che io faccio ai cittadini è: come è ridotta la città? Siete contenti? Allora, se voi siete soddisfatti di questo operato del candidato Di Stefano, che ha rappresentato tutto questo, dell'operato dell'amministrazione di Primio, che tutti i protagonisti sono ricandidati nelle liste di Stefano, allora è giusto. Se la cittadinanza è soddisfatta di come oggi è ridotta la città, è giusto che votino per Di Stefano. Se invece vogliono realmente portare un cambiamento, portare nuove persone, dare la possibilità a queste nuove persone, teatine doc peraltro, come a me, come i rappresentanti della mia coalizione, ci devono dare la fiducia. Io chiedo la possibilità di avere la fiducia per mettere in campo la nostra progettualità di rilancio per la città. Ma se eletto Paolo De Cesare, quale sarà la prima cosa che farà per la sua tanto amata Chieti? Ma io innanzitutto voglio da subito sedermi con il mondo dell'università, con il magnifico rettore Caputi, con cui vorrei instaurare un rapporto di proficua collaborazione, di profondo rispetto, per puntare al rilancio del centro storico di Chieti, così come parimenti intervenire immediatamente sulle problematiche dello scalo, quindi le problematiche, come dicevo prima, del distretto sanitario, le problematiche della carenza idrica, il problema delle periferie che sono totalmente abbandonate, Brecciarola, San Martino, e le ho elencato tutti, il Trecalle, Santa Barbara, Filippone, Buonconsiglio, insomma tante sono le periferie, i quartieri periferici di Chieti, che però hanno una funzione molto importante e sono totalmente abbandonati. Il lavoro, il problema del sociale, di chi purtroppo è anche diversamente abile, quindi il discorso anche dell'abbattimento delle barriere architettoniche, anche del mondo degli animali. Io ho una persona che rappresenta il mondo degli animali, che è all'interno della mia squadra, che mi sta dando un grosso contributo per pensare anche a questo aspetto, che non è un aspetto di secondo piano. Il mondo dello sport, purtroppo tante realtà sportive non hanno strutture, cioè ci sono delle difficoltà per allenare le squadre, per fare operare le squadre, e lo sport rappresenta tanto. Quindi il sociale, il problema delle case popolari, insomma, ci sono diversi problemi su cui intervenire. Il problema urbanistico della città: Chieti è fermo alla fine degli anni 60, ai primi degli anni 70, col piano regolatore, non ha una cartella colori in centro. Quindi insomma ci sono una serie di problematiche sulle quali intervenire da subito, perché c'è stata in questi anni un'inerzia, un pressappochismo, un'incuria che ha portato di fatto a questa situazione, a questo stato comatoso e a questa depressione sociale la città di Chieti. Lei come si sente in conclusione? Un giovane imprenditore
prestato alla politica in questo momento? Io mi sento un teatino doc, una persona che è veramente innamorata della città e lo ha sempre dimostrato. Lo dico anche a chi pensa che la teatinità si manifesti sapendo a memoria le squadre del Chieti Calcio negli anni 70. Benché io sia cresciuto sugli spalti dello stadio Angelini, facendo trasferte in tutta l'Italia, anche in pochissimi rappresentanti della città e della tifoseria. Benché questo, io ritengo che sicuramente la Chieti Calcio è un aspetto importante, ma ci sono, come dicevo, tanti aspetti che sono primari. E quindi io in questi anni, a differenza di chi non ha mai preso una posizione e non si è mai interessato alla città concretamente, non si è mai visto in città, io l'ho elencato quanto fatto personalmente, tralasciando la mia famiglia che ha fatto ben di più per la città. Ha avuto 30 anni la squadra di Palacanestro, la Rodrigo, la Birra Moretti in Serie A, insieme a un gruppo di teatini, di amici, la Calcio Chieti, ma siamo impegnati in tutto. Mio fratello porta la Madonna come organizzazione dell'Anticonfratello del Monte dei Morti, la processione del Venerdì Santo. Quindi io davvero sono un teatino doc e in questi anni, le dicevo, ho manifestato concretamente la mia teatinità. Invece c'è qualcuno che adesso si candida come il dottor Diorio, che poi però di fatto in questi anni non ha mai preso posizioni anche su temi legati alla sanità. Lui è un medico, ha fatto il presidente dell'Ordine dei Medici, ma non ho mai sentito e non ho mai trovato in un intervento pubblico sulla stampa o su prese di posizioni importanti a favore della città. Io per esempio rivendico che recentemente, prima che si insediasse il rinnovato consiglio di amministrazione che fa, diciamo così, che vede come magnifico rettore il Sergio Caputi, prima c'era il rettore di Ilio con il direttore generale Del Vecchio, fecero un consiglio di amministrazione che era tutto appannaggio del territorio pescarese. Io feci battaglia su questo aspetto, raccogliendo personalmente io casa a casa 100 firme di tutti gli stakeholder, rappresentanti della città, associazioni, rappresentanti di associazioni culturali, associazioni di categoria, ordini professionali, per battermi affinché venisse inserito un rappresentante di, almeno un rappresentante di Chieti in seno al consiglio di amministrazione, perché l'università svolge in città un ruolo importante e dobbiamo ricordare che nasce come l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio, attuale Chieti Pescara, che purtroppo oggi trova anche la propria denominazione in Università dell'Adriatico, ma in realtà bisogna ricordare a tutti che nasce come libera Università degli Studi di Chieti. Quindi Chieti deve avere un ruolo primario anche per quanto riguarda l'università. Poi c'è stata chiaramente, certo, nell'evolversi delle cose, il patto tra i sindaci, l'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, sono state portate le facoltà a Pescara, però l'università deve avere una funzione importante in città e deve individuare in quei contenitori importanti che ci sono in città, e ne sono tanti attualmente liberi e vuoti, deve individuare, secondo me, e lancio questa proposta, un paio di facoltà o comunque di uffici, come può essere una segreteria studenti, nella parte alta, per rivitalizzare l'economia cittadina. Purtroppo il tempo è tiranno, un fiume in piena, parole pronunciate con il cuore da parte del candidato sindaco di Chieti, Paolo De Cesare, imprenditore, persona davvero molto conosciuta, ospite graditissimo del nostro appuntamento a tavola qui all'interno del ristorante hotel Lo Scoiattolo in via Colle dell'Aro, un locale che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e cena con l'ottima cucina abruzzese. È bello esserci, ampi spazi a disposizione, un personale molto accogliente, davvero una visita da parte vostra sarà senz'altro ben gradita. In bocca al lupo per le consultazioni. Grazie, lupo, del 20 e 21 settembre prossimo. In bocca al lupo a Chieti, in bocca al lupo a Paolo De Cesare, un saluto a tutto lo staff del ristorante Lo Scoiattolo, ma soprattutto a voi per averci ancora una volta scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti.